Ciao fans della WWE, io sono MaxisAwesome92 ed è ormai evidente come in WWE le donne possono fare qualsiasi cosa, anche quello che fanno gli uomini. La possibilità di lottare in stipulazioni speciali è una divisione che ha finalmente ottenuto la stessa legittimità di quella maschile, in quello che ho già definito essere il periodo più prolifico in assoluto per il wrestling femminile, e non sorprendetevi troppo quando avranno anche il loro primo main event di WrestleMania. Non c'è limite a quello che possono fare le donne in WWE, tranne NXT. Non sto parlando dell'attuale NXT, il territorio di sviluppo improntato principalmente sull'aspetto lottato, anche perché per un certo periodo le donne, le Four Horsewomen in particolare, sono state la parte migliore di ogni takeover. Mi riferisco alla prima versione di NXT, quella nata nel 2010, uno pseudo reality in cui 8 lottatori, affiancati ad altrettanti mentori definiti pro, si sarebbero contesi un contratto per il main roster attraverso prove fisiche e mentali. C'era di tutto, dalla corsa agli ostacoli ai promo, dai test di resistenza ai test scolastici. In pratica si tratta dell'evoluzione di quello che fu TAFNAF. Beh, prima del ritorno di TAFNAF. Ma il disagio che si percepiva in quella sola ora settimanale ad NXT non l'ho mai più ritrovato da nessun'altra parte. What is a mustache? It's a little bit of hair growing over the upper lip. If you want to win, make it a win. Starting now of the genesis of McGillicuddy. L'obiettivo dello show era creare nuove stelle, ma quale fu il destino del vincitore e del runner-up rispettivamente della prima e della seconda stagione? Il primo, Wade Barrett, dopo il colossale fallimento del Nexus, ebbe un solo momento di brillantezza quando imbracciò il comedy come Bad News Barrett, mentre per il secondo, Michael McGillicuddy, beh, almeno hanno avuto la decenza di cambiargli nome. Se ci pensiamo un attimo, l'unica persona presente nelle prime due stagioni di NXT ad aver vinto il proprio incontro a WrestleMania 27, l'edizione immediatamente successiva alla nascita del programma, fu Michael Cole, che sconfisse Jerry Lawler per squalifica. C'è qualcosa di tremendamente sbagliato in tutto questo. E se pensavate che le prime due stagioni fossero disastrose, non avete ancora visto niente. Non ho mal di testa, mi sto solo preparando. Si tratta di un disastro talmente grosso da non poter essere ignorato, un po' come un brutto incidente d'auto. Passandoci a fianco, sappiamo fin da subito che non si tratta di una bella scena, ma allo stesso tempo non potremo fare a meno di guardarlo. Quindi iniziamo a conoscere le 6 partecipanti, così giovani, ingenue e disposte a tutto pur di avere successo. Lo so, sembra che io stia parlando di un porno, ma quello avrebbe avuto una maggior dignità. Naomi ci viene subito presentata come la più atletica del gruppo, e a dire il vero, è così ancora adesso. Anche a livello estetico non è cambiata affatto, flesciosa e coloratissima. Possiamo quindi dedurre che il periodo da cheerleader fu solamente una fase. Aksana proviene dalla Lituania, è parecchio frivola e fa di tutto per risultare avvenente, il classico esempio di diva dell'epoca. Solo che non hanno cercato di renderla sexy attraverso il fascino della donna dell'Est Europa, tutt'altro. Hanno fatto di tutto per renderla fastidiosa. Ogni volta che prende in mano il microfono sembra di sentire delle unghie su una lavagna. È fastidiosissima e per capirla sarebbero di grande aiuto dei sottotitoli. Can you talk about a camel? Camel? Camel. What is camel? A camel is an animal with two humps. I'm trying to set you up here. D'altronde, Matt Stryker è un ex insegnante, ci sta che si impunti sulla pronuncia. È la volta dell'aggressiva Maxine. In WWE non avrà lasciato il segno, ma scommetto che la riconoscerete subito nel suo ruolo in Lucha Underground. Poi c'è... E questa chi cacchio era? I'm Jamie. It doesn't matter what your name is. È che era terribilmente noiosa, così vuota, di lei non ricordo nulla, personalità, motivazioni, pregi, difetti, match degni di nota, no vabbè, quello per nessuna lì dentro, ma di lei proprio nulla. Per comodità la chiameremo Ciccia. AJ, ai tempi ancora priva del cognome Lee, era la piccoletta del gruppo, con passioni poco convenzionali. Piuttosto che uscire il sabato sera, lei preferiva stare a casa a giocare all'Xbox. You don't like Xbox? That's okay, I have a PS3. Era una nerd, e non perdeva occasione per ricordarcelo, con la stessa insistenza che può avere un personaggio di The Big Bang Theory. Il vicepresidente addetto alle relazioni con i talenti, John Laurinaitis, la descrisse con un elegantissimo inchiavabile. Questo non le impedì di diventare il sogno erotico di ogni fan dell'epoca.
Infine, stando al materiale pubblicitario uscito al termine della seconda stagione, l'ultimo posto era riservato ad Aloisi, alla gigantessa, ma la WWE preferì sostituirla con Caitlyn, la quale venne affiancata a Vicky Guerrero, e la loro convivenza forzata fu una delle storyline principali del programma. Un po' come The Miz e Daniel Bryan nella prima stagione, solo molto meno interessante. Andando avanti con le settimane, verrà tirato in mezzo anche Dolph Ziggler, ai tempi Toy Boy di Vicky, ed inevitabile la situazione del triangolo. Fandango loves triangles. Curioso però come alla fine lo show off quaglierà anche con un'altra concorrente di questa stagione. Parlando proprio di AJ, la futura Crazy Chick venne affiancata a Primo Colon. Il caraibico mostrò sin da subito simpatia verso la sua protetta, simpatia che sfocerà poi in attrazione, con un bacio durante l'ultima puntata. Ma al termine della stagione non so bene cosa sia successo, perché la relazione venne troncata senza che ci venisse detto un motivo, e nella stagione successiva AJ si fidanzò con Hornswoggle. E no, non sto scherzando. L'ultima storia portante comprende Aksana ed il suo pro, Goldust. La ragazza stava affrontando seri guai con l'ufficio di immigrazione, rischiava di essere rimpatriata in Lituania, ma il Bizarre One si propose di sposarla in modo da farle ottenere il permesso di soggiorno. E in fondo perché, come ben sappiamo, a Goldust piacciono le bionde. O vi sposerete sul ring? Ecco il nostro finale, ragazze! Sono talmente fatta, ma questa è una grande idea! Il matrimonio si tenne durante una delle puntate del programma e vi parteciparono anche il Million Dollar Man Ted DiBiase, il fratello Cody e il padre Dusty Rhodes. Oh, wait a minute, Dust! Ok, questo mi ha fatto ridere di gusto. Il tutto aveva quel sapore da soap opera sudamericana, matrimoni di comodo e tradimenti. Infatti... Successivamente Aksana spiegò di non aver mai amato Goldust e di averlo solo usato per ottenere il tanto agognato permesso di soggiorno e l'attenzione del pubblico di NXT. Ricapitolando, bionda dell'Est Europa e ha usato il marito per andare over. Ecco a chi si è ispirata Lana. Poi c'è chi delle storie, delle inimicizie e della competizione non gliene è proprio fregato niente. Sto parlando di Caitlyn ed AJ, ottime amiche che non persero mai occasione per chiacchierare e farsi i cazzacci loro. In ogni puntata è possibile vederle sullo sfondo durante le varie prove settimanali, mentre se la ridono bellamente. Sono facilmente la seconda miglior cosa del programma. Esatto, ho detto seconda miglior cosa del programma, perché al primo posto non può esserci nessun altro se non Michael Cole. Lo so, potreste benissimo dirmi che il turn heel di Cole fosse concettualmente sbagliato. La sua è una figura costante, è la voce principale della WWE degli ultimi 10 anni. Lo troveremo al commento del 90% dei programmi della federazione, quindi perché renderlo l'essere più insopportabile sulla faccia della terra? Semplicemente perché altrimenti non avremmo visto il miglior personaggio all'interno di questa stagione di NXT. Se per le prime puntate si è cercato di mantenere un minimo di serietà, tutto cambiò quando il programma passò dal palinsesto di Sci-Fi ad essere un'esclusiva di WWE.com e pertanto si decise di mandare tutto in vacca. Biascica, apri tutto, dai che qua si smarmella! Biascica, apri tutto. Smarmello? Smarmella, tranquillo. Cole imbracciò con tutto se stesso questa nuova filosofia del programma. Il suo commento era composto al 60% da puro menefreghismo verso le partecipanti, al 25% da amarezza, al 10% da comedy e al 5% da durissimo cinismo. Divenne l'highlight fisso di ogni puntata e addirittura pensate che su YouTube è presente una compilation dei suoi interventi migliori. Oh, there are a lot of words to describe this. Horrible, despicable, terrible, small package. Boring. And I'm going to make sure that I make my dream boring. Boring. Thank you very much, AJ. Is this match still going on? I don't know what is going on. Oh man. And for those of you voting at home, please eliminate me from this broadcast. Riveting start to the show. Who won, by the way? AJ. Momento più rappresentativo del programma. Ma mi rendo conto che stiamo solamente girando attorno al problema senza analizzarlo direttamente, quindi iniziamo a parlare delle varie puntate. Proprio come le due stagioni che l'hanno preceduta, anche questa si basava su una serie di prove, ma tenete sempre a mente in che anno si tenne il programma e come venivano chiamate le donne all'epoca. Se con gli uomini le prove erano prettamente fisiche, con queste povere ragazze invece fu molto diverso. Oh Naomi, che sciocchina! Mi permetto di ridere della tua ingenuità! Alcune delle prove comprendevano il saper indovinare le theme song dei lottatori. Musica!
AJ, you seem to really be on the mark. Whose theme's that? Cena. John Cena is correct. Una gara di talenti. Che poi, tutte loro, per essere lì, non dovrebbero già possedere un talento? Saper lottare? My talent is turning men on. Complimentoni! Chi era il tuo pro? Il Godfather? Il gioco delle sedie musicali? Credo che questo sia un test obbligatorio in qualsiasi scuola di wrestling, anzi, ne sono certo. Una gara a chi mangia più dolci di Halloween. Provo solo un profondo senso di tristezza e una leggera punta di disgusto. Un torneo di braccio di ferro. Sento proprio l'eccitazione che mi sta scorrendo nelle vene. E infine, una gara di barzellette. What do you call a dog with no legs? It don't matter what you call it, cause it ain't gonna come to you. What's the difference between a wife and a girlfriend? About 45 pounds. This whole show is ridiculous! Voce del popolo, della verità! I was a war correspondent and now I'm covering this! Questa è la pie bomb più veritiera che io abbia mai sentito! I'm done! I am done with you! I'm done with this entire show! Bravo! Bravo! 92 minuti di applausi! Io non uso il termine eroe molto spesso, ma Michael Cole è il più grande eroe della storia americana. La cosa peggiore però è che ora dovrò guardarmi il resto delle puntate senza di lui. Il vuoto lasciato al tavolo di commento venne colmato da CM Punk e dalle sue giacche mostruosamente troppo larghe, ma non era la stessa cosa, nemmeno l'atleta di Chicago lo si poteva definire il fan numero uno di NXT. Anche lui si è divertito non poco alle spese del programma, commentandolo alla cazzo de cane, ma a differenza di Michael Cole si dimostrò solamente sarcastico. Mentre invece come affondava il coltello nella piaga Cole, come distruggeva lo show e le concorrenti Cole, era puro genio. Mi sembra ancora di sentirlo. Can I have your attention, please? I had about a dozen notes passed to me at ringside telling me, Michael Cole, please, 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 return to NXT! Che eroe. I have decided to fight the good fight! I have decided that Michael Cole is returning to NXT! Lo show è terribile sia con che senza di lui, ma sono dannatamente felice che sia tornato. Thank you. Wow. Thank you very much. Wow. Le prove che vi ho descritto poco fa, per quanto stupide, hanno però una grande importanza, consegnando alla vincitrice di esse l'immunità dall'eliminazione settimanale. Please eliminate me from this broadcast. Le eliminazioni hanno iniziato a susseguirsi senza particolari sorprese, perché, a dirla tutta, non è che al pubblico importasse così tanto. Il vero shock arriva nella penultima puntata, quando ad essere eliminata fu AJ. La nerd piaceva molto al pubblico ed io l'avevo pronosticata come vincitrice della competizione. Un vero peccato. Il suo dispiacere è tangibile e si è lasciata andare mettendosi a piangere durante il suo discorso d'addio. Because I will be back and I'm going to accomplish all of my dreams. Thank you so much for every single second. And you will see me again. AJ è la diva che NXT merita, ma non quella di cui ha bisogno adesso. E rimasero in due, Caitlyn e Naomi, le quali si affrontarono nell'ultima puntata della stagione. In questo video potreste dirmi di aver tralasciato il wrestling vero e proprio, ma è perché questo match basta e avanza. Il wrestling visto durante questa stagione fu pessimo e questo incontro ne è la perfetta rappresentazione. Raffazzonato e sconclusionato, colpi dati ed incassati nel peggiore dei modi. È davvero uno schifo. Degna conclusione del programma che ha saputo sì essere schifoso, ma costante nella sua schifosità. E ora siamo pronti a scoprire la vincitrice. Actually, could there be two winners? Like she didn't know that question. Ciccia, per Dio! Trovati qualcosa da fare! A vincere fu Caitlyn, per la gioia di Vicky Guerrero.
Il premio è un match titolato contro la campionessa delle Divas dell'epoca, opportunità titolata che però sfruttò non prima di 2 anni, quando al termine di una lunga rivalità con Eve vinse la cintura nel gennaio del 2013. Questa era l'orrenda, orrenda, terza stagione di NXT, ma cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno. Almeno è passata? Raramente ho visto un programma della WWE confezionato così male e con così poca cura e preoccupazione nel proporlo. L'idea di fare un programma dedicato al wrestling femminile, continuando però a trattarlo come una buffonata, è semplicemente folle. Anche se c'è da dire che le 3 finaliste sono riuscite a rifarsi una carriera, pur essendo passate per questa umiliazione pubblica. Caitlyn, come già detto, divenne campionessa nel 2013, mentre AJ e Naomi, oltre ad aver vinto il titolo, ebbero anche il loro momento di gloria a WrestleMania. Oh cavoli, questa è matematicamente l'edizione di NXT con più successi di sempre. Ma è proprio con questa stagione che NXT saltò lo squalo. Quella successiva fu talmente dimenticabile che si dimenticarono di dare l'opportunità titolata al vincitore, Johnny Curtis. E come non citare la 5ª stagione, durata ben 59 settimane e mai terminata, quindi senza aver mai decretato un vincitore. Si pensava di farne una 6ª, ma il progetto non vide mai la luce. NXT era ormai marcio e per rinascere ha dovuto cambiare totalmente il suo format. Detto questo, vi saluto e vi do appuntamento ad una mia prossima recensione. NXT! Sì, no, mo me la segni proprio. C'è una cosa... Non vi preoccupate.